Grazie molte, ho colto con vero piacere l'invito che mi è stato rivolto. Non conoscevo, non ero mai stato qui in questa residenza e dico subito, esprimo il mio compiacimento. Ho appena visto alcune cose che mi hanno particolarmente colpito, ma soprattutto perché questo incontro mi permette e mi ha permesso di vedere molti amici, cominciare dal rettore magnifico che ha avuto la generosità di assumersi un impegno certamente non lieve, il signor sindaco e altri amici colleghi che ho visto nei minuti che hanno preceduto questo incontro. E allora entro subito nel merito dell'argomento che mi è stato assegnato, una riflessione ovviamente sintetica sull'attuale momento socio-economico che stiamo vivendo, partendo da una constatazione. Quella in cui viviamo è un'epoca di paradossi. Paradosso, in greco, come sappiamo, è tutto ciò che desta meraviglia, sorpresa. E cos'è che desta meraviglia tra le tante cose che si possono dire? Ne cito alcune. All'aumento della ricchezza, a livello sia nazionale che globale, mondiale, contemporaneamente si affianca un aumento delle ineguaglianze. Non ho detto della povertà, la povertà assoluta è altra cosa, ho detto delle diseguaglianze. E questo è un paradosso. Perché in passato interi filoni di ricerche di pensiero sia economico sia sociologico avevano ritenuto che le diseguaglianze tra gruppi sociali o tra persone all'interno di uno stesso gruppo fossero la conseguenza di una incapacità del sistema di generare reddito o ricchezza. E invece oggi ci troviamo che i nostri sistemi sono molto ben attrezzati per aumentare sia l'uno che l'altro reddito e ricchezza e contemporaneamente, come l'indice di Gini, coefficienti di Tay, che sono strumenti con cui si misura la diseguaglianza, questa aumenta. Un altro paradosso, aumenta la capacità del sistema globale di produrre beni di primaria necessità come granaglie, riso, eccetera, e contemporaneamente aumentano coloro i quali soffrono la fame, che se non proprio in senso proprio, comunque la denutrizione cosa aumenta. Ditemi voi se questo non è un altro paradosso. Uno sì, è stato calcolato da studi della FAO che il sistema globale nel suo complesso potrebbe produrre cibo per sfamare 12 miliardi di esseri umani. Attualmente siamo meno di 7 miliardi, quindi non si può dire che la mancanza di cibo per larghi effetti di popolazione sia dovuta ad una carenza dell'offerta di beni che servono a soddisfare i bisogni, perché se il sistema sarebbe in grado di sfamare 12 miliardi, capite da solo, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va ad altro livello, eppure fino a tempi recenti, anche l'opera senso degli economisti, si è fatto credere che fosse la mancanza delle risorse a far soffrire popolazioni di un tipo o dell'altro, e invece scopriamo oggi che non è la mancanza di risorse, è la mancanza di istituzioni adeguate, in questo caso le istituzioni sono quelle economico-finanziarie, che pur in presenza di un eccesso di offerta determinano la sofferenza o la fame in altri. Un altro paradosso, e poi mi taccio, è quello ancora più intrigante dal punto di vista sia culturale sia politico, il cosiddetto paradosso della felicità. E cioè, ormai è chiaro a tutti, anche a chi fino ad anni recenti non voleva prenderne atto, che all'aumento del reddito pro capite, cioè del reddito medio dei paesi o di gruppi di paesi, non corrisponde un aumento dell'indice della felicità, anzi è vero il contrario. All'aumento del reddito pro capite, al di là di una certa soglia, la curva che descrive la relazione tra i due variabili è discendente, cioè dire più aumenta il reddito pro capite, più la infelicità aumenta. Qualcuno di voi potrà chiedermi subito come si misura lì, e ci sono ormai metodologie statistiche basate su parametri alcuni oggettivi, altri di tipo soggettivo, che appunto misurano la felicità intesa come benessere. Benessere bisogna scriverlo come ho pronunciato, ben-essere, che è diverso da ben-avere, l'essere bene, la fioritura, l'eudamonia di cui parlava già Aristotele, la fioritura umana, eccetera. E ci sono ormai studi rilevantissimi che cercano di capire la natura di questo paradosso. Però il paradosso è intrigante, perché mina alla base la legittimazione, per non dire giustificazione, di un certo modo di produrre.
perché qual è il senso di organizzare l'attività economico-produttiva che, se da un lato aumenti il reddito e quindi ti consente di comprare più merci o cose di varia natura, al tempo stesso aumenta il tasso di infelicità. Pensate al tasso dei suicidi. Sapete voi che è in continuo aumento il tasso dei suicidi? E il povero non si suicida mai. Se voi vi trovate un povero che si suicida, vincerete la scommessa, ma non la vincerete. Perché il povero sa che il futuro, o spera che il futuro, sarà migliore del presente. Chi si suicida è uno che ha perso il senso, cioè la direzione della propria vita, chi ha già ottenuto. E questo dato è inquietante. Aggiungete il tasso di coloro che sono affetti da sindrome di depressione. Una volta la depressione non esisteva, oggi sono tutti depressi. È un fenomeno questo che richiede, pensate al consumo degli psicofarmaci o delle droghe di varia natura, pensate al tasso dei divorzi. Anche questo è, una volta il divorzio era un fatto eccezionale, oggi è diventato la norma. Ed è chiaro che il divorzio è sempre il sintomo di una infelicità o di una insoddisfazione. È così. Allora il punto è: come dare conto di questi e di altri, che avrei potuto aggiungere, paradossi, che ci aiutano a capire il disagio di civiltà, per ripetere il titolo di un celebre saggio di Freud, ormai di qualche anno, che poi il disagio di civiltà, cominciamo a capire, non è dovuto tanto a carenza di risorse, alla scarsità, come illustri economisti fino a tempi anche non molto lontani continuavano a dire, illudendo, perché hanno fatto capire che fosse la scarsità dei beni materiali a generare le ineguaglianze, l'infelicità, eccetera, e così. Ebbene, una chiave di risposta a questo che ho detto ci viene, una chiave, dalla recente enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. È un'enciclica molto particolare, e che, come i presenti sicuramente sanno, sta avendo un successo che nessuno, cominciando dal Papa stesso, aveva previsto. Perché, se voi guardate, è in cima alle classifiche delle vendite della saggistica ormai da 3-4 mesi. Non era mai accaduto che un'enciclica fosse nella top delle vendite. Per non parlare poi di quel che avviene in America, in Inghilterra, dove non passa settimana senza che illustri giornali o riviste anche specializzate dedichino, il che non vuol dire che tutti si dichiarano d'accordo, ma non è questo il punto. Il punto è che fa parlare, fa discutere. Allora, come mai questo? Come mai questo interesse? Voi sapete che è l'indifferentismo che è il male maggiore nei confronti di un prodotto della mente, di un prodotto culturale, non che ci siano voci dissonanti o altre, anche se è vero, per onore di verità, dire che la gran maggioranza delle osservazioni sono a favore, parlo, poi c'è qualcuno che invece esprime parere contrario. Ebbene, come dare conto di questo fatto che è inaudito? Non era mai accaduto in passato con le altre encicliche, neppure con la centesimo Sanus di Giovanni Paolo II, che pure aveva rappresentato. Perché questa è un'enciclica nuova, completamente nuova, non solo e non tanto nel linguaggio, ma nelle categorie di discorso che adotta, ma perché innova su un punto fondamentale, cioè anticipa alcuni trend per quanto riguarda il pensiero sul piano sia economico sia sociologico. Ora, in particolare, c'è in questa enciclica una lettura della crisi economico-finanziaria in atto che può essere ricondotta alle paradossi di cui ho fatto parola poc'anzi, e cioè noi sappiamo che, anche se di questo l'enciclica non può e non deve parlare a questo livello di technicalities, sappiamo che due sono i tipi di crisi, come la storia ci ha insegnato, delle grandi crisi. Una è la crisi cosiddetta dialettica, l'altra è la crisi entropica. Una crisi si definisce dialettica quando discende da un conflitto fondamentale che la società, per un motivo o per l'altro, non riesce a risolvere. E quindi lo sbocco è appunto la crisi di tipo dialettico, la crisi come momento per superare appunto quel conflitto che non si è potuto risolvere in maniera, diciamo, regolare o, se volete, civile. Abbiamo esempi storici di questo, di crisi, appunto. Ad esempio quella del 29 fu una crisi di tipo dialettico. La crisi attuale non è di tipo dialettico, è di tipo entropico. Cos'è una crisi entropica?
quella crisi che discende non tanto da un conflitto, ma dalla perdita di senso. Voi sapete che senso in italiano vuol dire direzione, non vuol dire solo significato. L'altra accezione della parola senso è la direzione, come quando si dice il senso del fiume, in quale senso scorre il fiume. Una società quando perde il senso del proprio agire, e in questo caso dell'agire economico, entra in crisi, però di natura entropica. Ora non ci vuol molto capire che le crisi entropiche sono molto più delicate e difficili da superare delle crisi dialettiche, perché mentre la crisi dialettica contiene sempre dentro di sé i segni del proprio superamento, non è così con la crisi entropica. Perché la crisi entropica è una crisi di senso e dunque per uscire bisogna restituire o ridonare o ricreare, a seconda dei casi, quel senso, quella direzione che per una ragione o per l'altra è stata persa. Ecco perché male fanno, questo lo metto come nota a piedi pagina, quegli economisti che continuano a riempire i nostri giornali facendo credere a chi non è addetto ai lavori che questa crisi è come quella del 29. È un errore gravissimo fare questo, perché la crisi del 29, lo dico per l'ultima volta, fu una crisi dialettica, una crisi dovuta a sottoconsumo e a mancanza di conoscenza. La crisi di oggi è di tipo entropico, dovuta a un sovraconsumo e soprattutto ad un eccesso di conoscenza però sbagliata. Tant'è vero che nella crisi del 29 ci vuole il genio di uno come Keynes a rimettere le cose in ordine, e ci scrisse sopra la sua General Theory, la sua teoria generale, pubblicata nel 1936, proprio per spiegare. Oggi non c'è un problema di spiegazione. Il problema è che i modelli teorici di natura economica che hanno in qualche modo guidato le decisioni in ambito finanziario erano e sono sbagliati, contengono errori, alcuni dei quali di natura logica, e quindi non è una crisi dovuta a ignoranza, ma direi ad un eccesso di conoscenza, ma di tipo errato, sbagliato, eccetera. E allora la domanda adesso diventa: ma cosa c'è all'origine di questa perdita di senso, che a sua volta ha determinato la crisi, che è in un certo senso l'epifenomeno di un fenomeno più profondo che l'insieme di paradossi di cui ho fatto parola prima? C'è, e qui troviamo quello che dicono, troviamo la risposta delle cicliche in questione, la avvenuta affermazione negli ultimi decenni, per intenderci 30 anni più o meno, 3-4 decenni, di una logica di separazione. Cioè dire, a livello da prima culturale, e la cultura qui è chiamata in causa, e i responsabili di coloro che in qualche modo si identificano con l'ambito culturale hanno un bel mea culpa da recitare, perché da prima è iniziato il tutto a livello culturale, poi a livello culturale è passato a livello operativo, fino ad arrivare ai livelli, alle masse, a livello popolare, di cultura popolare spicciola. E cioè si è affermata una logica di separazione che ha riguardato soprattutto tre ambiti. Primo, la separazione tra la sfera dell'economico e la sfera del sociale. La seconda, la separazione tra il lavoro e l'origine sorgente della ricchezza. Terzo, la separazione tra mercato e democrazia. Pochissime parole di illustrazione di queste tre separazioni. La modernità, consideriamo la prima, la separazione tra la sfera dell'economico e la sfera del sociale. La modernità, che si è chiusa non molto tempo fa, come sappiamo, cosa ci ha lasciato in eredità? Questo convincimento, questa idea fissa, che la sfera dell'economico è la sfera delle relazioni umane guidate da un obiettivo ben preciso, da un telos ben preciso, massimizzare la ricchezza o il profitto che gli si voglia, eccetera. E il criterio valutativo delle azioni umane in questa sfera è il criterio dell'efficienza, il cosiddetto ethos dell'efficienza. Cioè dire, solo coloro i quali superano un test, il test dell'efficienza, in qualche modo definita, uso il termine efficienza in senso lato, senza stare a precisare ulteriormente per ovvie ragioni di tempo, hanno diritto di partecipare alla e di entrare nel club, nella cittadinanza di natura economica. Per coloro i quali, per un motivo o per l'altro,
lavoro, non hanno questa capacità, vuoi perché poco dotati intellettivamente, vuoi perché affetti da handicap di natura fisica o per altre ragioni ancora, per costoro non c'è spazio in questa sfera e allora vengono questi spostati nell'altra sfera, che è la sfera del sociale. E la sfera del sociale ha come criterio, obiettivo scusate, quello della redistribuzione di quella ricchezza prodotta in questa sfera. Questa sfera produce ricchezza. La sfera del sociale si deve occupare e preoccupare della sua redistribuzione per raggiungere obiettivi di equità. E il criterio regolativo delle azioni nella sfera del sociale è il criterio della solidarietà. Questo convincimento ha finito col codificare quel modello di ordine sociale, cosiddetto modello dicotomico, Stato-mercato. Al mercato affidiamo il compito di produrre ricchezza, quindi il mercato è il sovrano dell'economico, lo Stato è il sovrano del sociale, oppure, come il caso degli Stati Uniti, la società civile organizzata, il cosiddetto mondo del non profit, dal volontariato alle associazioni di vario tipo fino a fondazioni, il cosiddetto mondo del terzo settore. Quindi il sociale è presidiato in primis dallo Stato, che ha inventato in Europa il welfare state, non per nulla si chiama welfare state, state vuol dire Stato in inglese, quindi è lo Stato che è responsabile in primis del benessere, welfare, ok? E però in ultimi tempi, per tutta una serie di ragioni, si è aperto ai soggetti della società civile organizzata portatori di cultura, come appunto gli organismi di terzo settore. Ebbene, questa logica di separazione dei cicli che ci dice è responsabile dei guasti che stiamo vedendo. Per cui abbiamo che nella sfera del sociale, siccome il criterio unico è quello della solidarietà, si investono, si utilizzano fondi, buona parte dei quali sprecati. Ma sprecati non sto parlando delle corruzioni, quello è l'aspetto meno rilevante, credetemi, tutti parlano di quello, ma sprecati nel senso che i soldi spesi nella sfera del sociale non raggiungono l'obiettivo. Questo è lo scandalo. Se avessimo più onestà intellettuale dovremmo avere il coraggio di dire questo. Non è solo perché qualcuno si appropria, ed è chiaro che non deve farlo, ma soprattutto perché i soldi vengono, le risorse vengono utilizzate senza raggiungere l'obiettivo che è quello di soddisfare i bisogni, eccetera. Ecco allora la prima implicazione che emerge dall'enciclica è esattamente quella di riunire, cioè dire bisogna che l'efficienza torni a sposarsi come lo fu agli inizi, inizio vuol dire tanti secoli fa, all'epoca dell'umanesimo e del Rinascimento, quando l'economia di mercato nacque, e nacque qua, in Italia, non nacque altrove, di questo dovremmo essere un pochino, un po' più di sano orgoglio dovremmo averlo, ma altrimenti perché siamo italiani? Che gusto c'è? L'italiano, noi italiani, recidiamo le nostre radici, perché dobbiamo sempre importare dall'estero quello che gli americani o gli stranieri hanno imparato da noi. E quindi quando lo importiamo ad un prezzo maggiorato, siamo furbi così, ma pazienza, speriamo tutti che le cose possano cambiare. E dall'altra parte bisogna che la solidarietà faccia conto con l'efficienza, quindi riunire le due sfere vuol dire esattamente questo, che l'efficienza deve sposarsi con la solidarietà e la solidarietà deve sposarsi con l'efficienza. Non è tollerabile una solidarietà che diventi essa stessa autoreferenziale e che quindi si autogiustifichi nello spreco delle risorse. Questo non è accettabile. Anche la solidarietà deve essere efficiente, così come l'efficienza deve tenere conto della dimensione dell'alterità, che l'altro è una persona umana, eccetera, e quindi le implicazioni che faccio. Ecco allora il primo obiettivo, ricomporre ciò che è stato divorziato. La modernità ci ha lasciato questo divorzio, che l'economico non ha nulla da a che vedere, gli americani che sono bravi nel coniare le espressioni, che cosa hanno coniato tanto tempo fa? L'espressione che è sulla bocca di tutti, business is business, vuol dire gli affari sono affari. Ditemi voi cosa vuol dire questa espressione, vuol dire che quando si fanno affari non si guarda in faccia a nessuno,
e i valori, ad esempio, di natura etica, vengono messi poi i valori di natura etica, li tiriamo fuori dalla cantina quando entriamo nel sociale. Allora sì, ad esempio, la solidarietà è un valore etico. Dobbiamo ricordarci che gli altri hanno diritti e che gli altri siamo legati agli altri da vincoli sociali nel momento in cui la torta che è stata prodotta viene. Ora non c'è bisogno di essere filosofi morali per capire che questa è una idiozia dal punto di vista concettuale, perché a poco serve massimizzare la torta, la dimensione della torta che è il PIL, se per fare questa operazione io violo dei diritti umani fondamentali, quei diritti umani in nome dei quali provvedo poi a ritagliare la torta. Eppure anche menti illustri sono cadute negli ultimi due secoli in errori concettuali di questo tipo. La seconda, direi, separazione, dicevo, è quella tra lavoro e ricchezza. Anche questo è un punto che chiama già l'età anziana, come lo sono io e altri che vedo qui presenti, può testimoniare sulla base dei propri ricordi. Fino a 30 anni fa, l'idea corrente, che è cristallizzata nei testi, nei libri, nella letteratura in senso lato, era sempre stata la seguente: che all'origine del processo di creazione della ricchezza c'è il lavoro. Può trattarsi del lavoro intellettuale o del lavoro manuale, del lavoro dei campi o del lavoro industriale, di un tipo o dell'altro, non importa, ma è il lavoro umano l'origine. Tant'è vero che Adam Smith, da tutti citato, apre la sua Ricchezza delle Nazioni nel 1776 esattamente con questa dichiarazione: all'origine di ogni ricchezza, di ogni nazione, c'è il lavoro umano. Cos'è accaduto negli ultimi 30 anni? E qui c'è una grave responsabilità degli accademici, ovviamente più di una qualche categoria, qual è quella della professione a cui io appartengo, cioè degli economisti, ma anche di sociologi, antropologi, eccetera. È avvenuto un mutamento di 180 gradi del seguente tipo: il lavoro non è più l'origine della ricchezza. All'origine della ricchezza c'è l'attività speculativa finanziaria. E quindi non c'è bisogno di lavorare, perché il lavoro ritarda la creazione della ricchezza, quindi non va bene. Vuoi diventare ricco in fretta? Se lavori perdi tempo, perché per diventare ricco col lavoro ci vogliono anni e poi lustri o decenni. Invece se ti specializzi nell'attività speculativa, hai un po' di fortuna, un po' di abilità, eccetera, in poco tempo ti puoi arricchire. Voi capite che questa inversione, chi ha occhio vigile, lo vede ad esempio a cominciare dal modo in cui sono scritti i libri di testo, come si chiama, i sussidiari delle scuole elementari. Andatevi a leggere i libri delle scuole. Io adesso sono nonno, ho già quattro nipoti, sono alle scuole elementari, quindi osservo una cosa incredibile. Io ricordo le letture che la maestra, quando frequentavo le elementari, era storia, storielle, la cui filosofia di fondo era sempre centrata sul lavoro. In un modo, adesso non è più così. Adesso la ricchezza è legata alla fortuna, è legata alla furbizia, all'abilità, eccetera. E questo avviene già dall'elementare. Poi ci dobbiamo meravigliare se i nostri giovani vivono il disagio che chi sta in mezzo ai giovani osserva. È evidente. Perché mentre se io dico è dal lavoro che viene la ricchezza, tutti sono in grado di lavorare e devono poter lavorare, se dico che invece che il tuo star bene dipende dalla fortuna, dalla tua furbizia o dalla tua capacità di accettare compromessi di natura morale, mica tutti sono disposti, e quindi vengo a dire per alcuni non c'è prospettiva, e dopo i nostri giovani si deprimono nelle forme che possiamo facilmente immaginare. Ma soprattutto questa inversione del nesso causale tra lavoro e origine della ricchezza ha evidentemente fatto dimenticare il significato profondo del lavoro. Tant'è vero che oggi il lavoro viene confuso con l'occupazione. Se non credete a me, provate a chiedere, cominciare dai sindacalisti e altri, cos'è per te il lavoro? Il lavoro vuol dire avere il posto di lavoro, cioè l'occupazione. Ma vogliamo ridurre il lavoro, la laboriosità umana, la occupabilità? È chiaro che la occupazione è fondamentale, chi lo può negare, ma vogliamo ridurre il lavoro solo all'occupazione? Come dire che se tu per campare non hai bisogno di quel reddito, allora scegli di non lavorare, allora preferisci non lavorare.
Ora, non c'è bisogno di essere in questo caso teologi per capire quanto la dottrina sociale della Chiesa ha messo al centro il lavoro, a partire da Loret Labora di Benedetto, di San Benedetto, fino ai tempi più recenti, pensate alla Labora Senses e altri documenti, dove si dice che il lavoro è fondativo della persona umana, cioè dire che noi, contrariamente alla civiltà greco-romana, che si era edificata sul modello dicotomico ozium negozium, per cui il negozio, cioè il lavoro, era per gli schiavi, per i servi, loro dovevano lavorare, le persone libere potevano, ozium, lo sapete, non è l'ozio nel senso corrente, era lo studio, la contemplazione, la meditazione, eccetera, o se volete la cultura, e arriva Benedetto, San Benedetto, che dice no, ora lavora, che vuol dire che il lavoro viene messo allo stesso livello della preghiera. E voi capite che rivoluzione copernicana fu quella? Da una civiltà durata, e quale civiltà quella greca, che diceva che il lavoro era qualcosa di inferiore, vi arriva un personaggio come San Benedetto che dice il lavoro ha la stessa dignità della preghiera, perché è attraverso il lavoro che tu, quindi è la persona libera che deve, perché è attraverso il lavoro che si acquisisce la libertà e si dilatano gli spazi della libertà e così. Ebbene, in questi ultimi 30 anni è venuto esattamente questo, che si è perso questo concetto. Poi, se uno è credente, sa qual è il significato per il cristianesimo del lavoro, che è il completamento dell'opera della creazione, perché Dio, i cristiani sanno che non ha creato il mondo, ma non l'ha finito, perché dopo, al settimo giorno, si era stufato, si è riposato anche lui, ed è un messaggio molto chiaro questo, perché ha voluto che fosse la libertà degli uomini a completare l'opera delle sue mani, quell'opera che appunto volutamente non è stata completata, eccetera. Se uno non è cristiano, sottolinea di più l'altra dimensione. Ed è interessante, se uno legge ad esempio gli scritti giovanili di Marx, non il Capitale, che è opera della maturità, ma se uno legge gli scritti giovanili di Marx, sono veramente il pezzo di bravura di Marx, cosa che però non viene mai citata, Marx arriva molto vicino a questa concezione del lavoro, che non è il lavoro come fattore di produzione per ottenere un reddito, eccetera, ma il lavoro come liberazione, eccetera. Ovviamente la cosa poi ha preso nel marxismo una certa piega, come sappiamo, e così via. Ecco, allora vedete come questa separazione, aver separato lavoro da ricchezza, è oggi alla radice di uno spaesamento dei, soprattutto, non solo, ma soprattutto dei nostri giovani. E chi è nell'università, io insegno in una facoltà di economia, ve lo posso testimoniare, andate a vedere quali sono le specializzazioni dentro la facoltà di economia, i corsi di laurea cosiddetti, che vengono, almeno fino a 2 anni fa, privilegiati dagli studenti. Andate a vedere quali sono le loro scelte. Questi, da quando è scoppiata la crisi, già abbiamo avuto un calo del corso di laurea di finanza e mercati finanziari. Sono tornati a iscriversi ai corsi di laurea di economia industriale, economia agraria, economia dei servizi, dell'innovazione, ma non per... Infine, la terza separazione di cui dicevo, quella tra mercato e democrazia. E questa pure c'è nella enciclica una analisi che ha sorpreso i più, ed è il motivo per cui gli Stati Uniti sta avendo un successo. Come vi dicevo, prossimo aprile l'Università di Princeton, che è una delle top 10, dedicherà un seminario all'enciclica, e il mese dopo, maggio, all'Università di Chicago, la gloriosa Università di Chicago, mai era accaduto in passato. Perché si comincia a capire, se uno la legge bene e non in maniera superficiale, che c'è in questa enciclica una denuncia di quella che è la causa, forse la più profonda delle cause remote anche dell'attuale crisi economico-finanziaria, e cioè aver separato il mercato dalla democrazia. I grandi del pensiero liberale, a partire da Adam Smith fino a John Stuart Mill, e direi fino a Keynes, che era un liberale Keynes, non dimentichiamolo, avevano scritto nei loro testi che il mercato non può rompere il cordone umbilicale con la democrazia. Cioè, un'economia di mercato può nascere e sbocciare anche in un contesto non democratico, ma solo nel breve termine, nel breve periodo.
che può essere 10 anni, 15 anni, 20 anni, questo dipende dalle circostanze, ma alla lunga, nella prospettiva della durata, l'economia di mercato non può continuare a svilupparsi al di fuori di un contesto democratico, cioè di un contesto dove la libertà viene non soltanto viene annunciata, ma viene declinata. Eppure, negli ultimi decenni, una corrente di pensiero economico che ha il suo roccaforte proprio a Chicago, pensiero neoliberista o liberal-liberista, ha fatto credere esattamente il contrario, che il mercato non ha bisogno di fare i conti con la democrazia, perché il mercato, abbiamo detto prima, ha da essere efficiente, vero? Ma la democrazia non è efficiente, perché in democrazia, per prendere una decisione, e noi italiani in questo siamo molto bravi, occorrono tempi lunghi, bisogna discutere, ridiscutere, rivedere, eccetera. Quindi gli operatori di mercato non hanno tempo da perdere. E allora, implicazione, sono gli stessi mercanti nel senso di chi opera nel mercato, che devono darsi le regole del proprio funzionamento e farsene rispettare. Come si dice banalmente dalle mie parti, se la suonano e se la cantano, o meglio, se la cantano e se la ballano. Cioè dire, le regole del mercato le deve fissare il mercato stesso. Da qui la cosiddetta autoreferenzialità, che pure oggi è termine sulla bocca di tutti. Il mercato è autoreferenziale perché si dice coloro che vi offrono, banchieri, grandi industriali, grandi di qua, grandi di là, si mettono d'accordo in un qualche hotel di New York o di un'altra grande città, si mettono attorno a un tavolo, fissano le regole del gioco e queste le di fatto impongono a tutti. Quindi le regole del mercato non discendono da un processo deliberativo di tipo democratico di un tipo o dell'altro. E tutto questo perché appunto la democrazia ha dei costi, ed è chiaro che ha dei costi. Ora, questa separazione è quella che ci aiuta a capire perché questa crisi è scoppiata nella forma che è scoppiata. Andate a vedere voi, andate a fare ricerche e chiedervi chi ha fissato le regole di Basilea 2, questo riguarda il mondo delle banche. Andate a chiedervi chi ha definito regole che hanno finito col avvantaggiare le banche di tipo speculativo e le grandi banche, e hanno svantaggiato le piccole banche, tra cui per stare al caso italiano le BCC, le banche di credito cooperativo. Perché uno dice, ma quelle sono regole? Ah, dico, bravo, ma le regole non sono mai neutrali, perché le regole sono opera di uomini e quindi per definizione non sono eticamente o assiologicamente neutrali. Dipendono le regole da una certa visione del mondo che tu poi cristallizzi in regole. Passate all'idea neopositivistica secondo cui le regole sarebbero oggettive. Proprio solo persone che non hanno cultura possono credere a storie di questo tipo. È così avvenuto. La stessa cosa, andate a vedere come gli statuti sono stati riscritti del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale o della World Trade Organization, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e via con tanti altri esempi. Queste sono le regole che hanno finito con l'avvantaggiare certi gruppi o certi paesi, caso l'Africa merita un'altra attenzione, non l'ho tratto per ovvie ragioni, e così via. Quindi ecco, vedete, aver separato il mercato dalla democrazia ha reso il mercato autoreferenziale. E allora voi provate a parlare del rapporto economia-etica che il mercato regola etica. Vi ridono dietro, dice, ma qual è etica? Cosa c'entra l'etica col mercato? Il mercato deve produrre ricchezza, l'abbiamo detto prima, no? Il mercato deve essere efficiente, cosa c'entra l'efficienza con l'etica? L'etica la invochiamo dopo, pagare le tasse, redistribuire il reddito, ma non nel momento in cui si produce il reddito, la produzione del reddito basta a se stessa. Ebbene, questa terza separazione è oggi, con la crisi in atto, entrata definitiva. Anche le menti che più avevano fatto resistenza, cito uno economista come Robert Barrow di Harvard, Lucas di Chicago, eccetera, hanno ammesso, come ha ammesso Greenspan nella sua audizione, lui venne audito il 23 ottobre 2008 dalla speciale commissione del congresso americano. Greenspan, quello che è stato presidente della Fed, della Banca Centrale Americana per 16 anni, quindi è quello massimamente responsabile di questa crisi, e audito dalla commissione,
quando il Presidente della Commissione ha detto, perché hai fatto tutti questi errori? Perché hai condotto la politica americana, finanziaria americana di regolamentazione del sistema bancario in questa maniera, eccetera? E devo dire, lui con grande onestà intellettuale, io poi glielo ho riferito in uno scritto che ho pubblicato, ci sono tutti i riferimenti se uno vuole approfondire, dice perché io sono stato accecato da una ideologia alla quale avevo creduto. Bene, voi direte qual è l'ideologia? Ora dico io l'ideologia dell'objectivistic movement. Avete mai sentito parlare? Forse, perché voi non, noi non siamo americani, tutti gli americani lo sanno. La storia nasce negli anni 50 quando una donna russa, Ayn Rand, che tutti gli americani conoscono, scappa dalla Unione Sovietica e va a riparo negli Stati Uniti e fonda negli Stati Uniti il movimento che si chiama Movimento Oggettivista, Objectivistic Movement. Ora, la tesi di questo movimento è ben condensata in due libri che la Rand pubblica, e che il secondo è stato tradotto anche in italiano 2 anni fa, e che in America è il libro più venduto in assoluto. Uno si chiama Atlas Rand, cioè Atlante che viene liberato dalle sue catene. L'altro, The Virtue of Selfishness. Pensate, un libro che ha per titolo La virtù dell'egoismo, The Virtue of Selfishness, pubblicato nel 1956. La Rand dice che la società buona, giusta, è quella basata sull'egoismo. Ognuno deve essere, e tutti, e se la prende ad esempio con la Chiesa, ne dice di corto, dice la Chiesa, siccome predica la carità, la bontà, bisogna eliminarla, perché questo è contro il progresso è basato sull'egoismo, eccetera, eccetera. Queste sono le tesi del movimento oggettivista. Greenspan si innamora in senso intellettuale, di questa Rand, e diventa lui presidente del movimento oggettivista. Ebbene, nell'audizione del 23 ottobre 2008 lui dice questo, dice io sono stato accecato da questa ideologia, e lo dice, ripeto, al congresso americano, che mi ha fatto credere che bla 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 eccetera eccetera, che io dovessi come presidente della Fed, della banca centrale, favorire il perseguimento degli interessi egoistici dei singoli banchieri eccetera eccetera. Ora ammetto di aver sbagliato. E quindi evidentemente è onestà intellettuale che non è da disprezzare, così per Greenspan, se anche altri in altre parti del mondo facessero altrettanto, forse non sarebbe male, perché gli americani hanno tanti difetti, però hanno questa caratteristica, che quando fanno errori lo ammettono, non sempre poi ripagano, però almeno ammettere l'errore è di aiuto per dare orientamento ad altri, perché l'errore stesso non venga ripetuto e così. Quindi vedete come certe ideologie camuffate, il fatto stesso di chiamare questo movimento oggettivista la dice lunga. Dico, ma sì, siamo stati. Dico, come si fa a essere così accecati dalle ideologie? Tu puoi dire che una società che viene fondata sul principio dell'egoismo è qualcosa di oggettivo? Almeno abbi il coraggio di dire, io sono un soggettivista individualista estremo, non metodologico ma assiologico, e credo a questo, almeno quello no, è oggettivo, quindi se una cosa è oggettiva tutti la devono perseguire, altrimenti sei irrazionale, quindi stupido, eccetera. Allora queste tre separazioni, come vedete, sono veramente un fatto nuovo di questi ultimi decenni, ed è questo il motivo per cui dicevo questa enciclica contiene la prima decisiva analisi critica e della crisi e dei paradossi di cui ho detto all'inizio. Perché non ci si, vedete, non è una enciclica questa di tipo moralistico. Voi vedete che qui non ci sono frasi del tipo sono stati cattivi questi, quegli altri, hanno fatto male, hanno rubacchiato, perché la tendenza tende sempre a buttare tutto su queste forme di basso moralismo. Il problema è molto più radicale in fondo, perché o noi capiamo che queste tre separazioni sono all'origine dei nostri mali, o altrimenti non lo credo. Potremmo mettere delle pezze, potremmo mettere dei correttivi che potranno durare lo spazio di un mattino e poi dopo si ritorna, come qualcuno già sta dicendo, eccetera eccetera. Allora, voi vedete che a questo punto si pone la domanda, che fare? Se le cose stanno così, se questa crisi assieme agli altri paradossi sono il sintomo di una perdita di senso,
cioè di orientamento, di direzione. Cosa bisogna fare? Ovviamente a questo punto ci sono risposte diverse. Quella che dalla ciclica Caritas e Veritate, la risposta che viene è legata alla declinazione di tre parole chiave che ricorrono frequentemente nel testo, e cioè la parola chiave fraternità, libertà e bene comune. Il titolo del capitolo terzo reca in cima fraternità, sviluppo, ed è la prima volta. In nessun'altra enciclica questo era accaduto. In altre encicliche si parlava sempre di solidarietà. La parola fraternità ovviamente ricorreva, ma qui si sta parlando del principio di fraternità. E cosa vuol dire? Vuol dire che la sfida che questa enciclica pone agli intellettuali in primis e agli operatori, agli imprenditori, questa è l'enciclica che è diretta in primis al mondo delle imprese. Il mondo dell'impresa viene citato, imprese, imprenditore, di un tipo 52 volte, vorrei che qualcuno lo notasse, no? Non vuol dire che vengono trascurati i sindacati, di cui pure ci sono due o tre paragrafi interessanti, però è al mondo dell'impresa. E cioè la sfida che viene lanciata è quella di tradurre dentro il mondo dell'economia il principio di fraternità. Alcune all'inizio, cioè 3-4 mesi fa, appena uscita, hanno ridacchiato, adesso meglio, perché pensavano che fosse una mutanda. Dice, come? La fraternità dentro il mondo dell'impresa? Ma quando mai? La fraternità si applica dentro la famiglia. E infatti tra membri di una stessa famiglia, quali sono i rapporti tra padri, figli, moglie, marito, fratelli, sorelle? Che tipi di rapporti sono? Sono rapporti di fraternità, giusto? Uno dice, oh, lì sì. Oppure dentro un gruppo, un club, un'associazione, lì sì, ma perché mai, come si farà mai ad applicare il principio di fraternità dentro l'impresa, dentro il mercato, nei rapporti tra imprese che operano nel mercato? Questa è pura utopia. E invece questo è il motivo per cui queste enciclica, per la prima volta in assoluto, ricorrono espressioni che il Papa usa per indicare che non si tratta di utopia, ma di qualcosa che già avviene anche se in piccolo scala. E cioè fa riferimento alle imprese cooperative, alla cooperazione di credito, all'economia di comunione e ad altre forme imprenditoriali, chiamate imprese sociali, se qualcuno preferisce questo termine, che evidentemente applicano con vario grado di riuscita il principio di fraternità dentro le relazioni economiche. E come si chiama il principio di fraternità quando viene declinato in termini economici? Si chiama principio di reciprocità. Quella parola reciprocità che sta prepotentemente ritornando di moda dopo secoli di oblio, dopo che fino alla metà del Settecento invece era il canone di riferimento nell'agire economico. E voi sapete che questo soprattutto è avvenuto nel sud Italia. Napoli è stata la cittadella di questa forma che, come anche nella stessa enciclica viene citata, che si chiama dell'economia civile. Perché io non perderò mai di ricordare che la prima cattedra al mondo, cattedra universitaria al mondo di economia, la istituisce la Federico II di Napoli. Non la istituiscono gli scozzesi, non la istituiscono gli inglesi, gli americani erano ancora in civile. Allora, cioè i civili nel senso che non erano ancora arrivati, l'economia in America inizia nel 1885, lo sapevate? La prima cattedra di economia in America viene fondata nel 1885 dopo la convention di Saratoga, e bisogna sapere tante cose. 1885 vuol dire ieri l'altro, Napoli 1753, e la cattedra di Napoli si chiamava di economia civile. E Antonio Genovesi è stato il primo cattedratico il cui libro di testo si chiamerà alcuni anni dopo Lezioni di economia civile. L'economia civile è tutta qui, che fa proprio il principio di reciprocità e lo declina in modo tale da immetterlo nel tessuto quotidiano delle relazioni economiche e via discorrendo. Ecco allora che il riferimento delle civiche alle cooperative, credito, cooperativo di credito, di consumo, economia di comunione, imprese sociali, ha questo significato, quello di dire, vedete, che non si dica che non è possibile tradurre in pratica il principio di reciprocità in economia, perché ci sono queste,
che sarà minoritario, è vero, però un conto è dire che sono poche, ma se sono ancora una minoranza profetica, chiediamoci piuttosto se le istituzioni economiche, le leggi che i vari parlamenti, compresi il nostro, fanno, operano per aiutarli a crescere oppure a impedire. La risposta è la seconda: in Italia si fa di tutto con le leggi nazionali e regionali per impedire la crescita di questi soggetti. Io sono pronto ad accettare qualsiasi sfida, perché, come voi sapete, da 3 anni, ma anche da prima, faccio il presidente dell'Agenzia Nazionale per il Terzo Settore e ne vedo di cotte e di crude. Si fa di tutto per tarpare le ali a questi soggetti, perché non si vuole tradurre in pratica in economia il principio di reciprocità. Ecco allora perché la fraternità in questa enciclica gioca un ruolo così importante. L'enciclica dice che la fraternità non va solo però per le cooperative di credito, deve entrare in tutte le imprese, quelle che chiamiamo di tipo capitalistico, o imprese di capitali, che è la stessa cosa, o imprese for profit, perché deve diventare il modo comune e normale di fare attività di impresa. E voi sapete che il principio di fraternità è un principio che evidentemente ha la sua connotazione profonda nella dottrina sociale della Chiesa, a partire almeno dai padri della Chiesa. Voi leggete il Basilio da Cesarea e capite sul vescovo di Cesarea del IV secolo e capite subito quante siano profonde queste radici, per non parlare poi del fatto che la loro fraternità era anche nella bandiera della Rivoluzione francese: liberté, égalité, fraternité. Poi dopo i rivoluzionari francesi l'hanno cancellata, quando il ministro dell'interno Kensiste, 4 anni dopo la fine della rivoluzione, emanò il decreto che impose di non usare più la parola fraternità, ma la storia sappiamo come mai, eccetera, eccetera. La seconda parola chiave è la parola libertà. Ora, libertà è una delle parole più usate, a volte abusate, eccetera. Il Papa cosa dice in questa enciclica? Guardate che la libertà ha due dimensioni che il Novecento giustamente ha enfatizzato e ci ha, come dire, donato. La libertà da e la libertà di, la libertà positiva e la libertà negativa. La libertà da è la libertà in senso negativo, per usare l'espressione di Isaiah Berlin, questo famoso filosofo di Oxford, scomparso alcuni anni fa, e cioè la libertà dalla costrizione, la libertà da catene di vario tipo, materiali, spirituali, benissimo, tutti vogliamo la libertà da. Poi c'è la libertà di, che è la libertà positiva. Cosa vuol dire la libertà di? È la libertà di realizzare il proprio piano di vita o la propria vocazione. E questo pure è ovvio. Il Novecento ha fatto grandi passi sul piano della libertà di. Non basta essere liberi da vincoli, bisogna avere anche la possibilità reale di realizzare il proprio piano di vita. Giusto? Se io ti porto in un supermercato, tu hai fame, e dico, dai, scegli quello che vuoi, hai la libertà di scelta. Se però intanto non hai soldi, quando arrivi a Lassa ti fanno riportare indietro tutto. Allora, in questo caso hai avuto la libertà da, ma non hai avuto la libertà di. Che vuol dire? Basta parlare di libertà di scelta, bisogna anche parlare di libertà di poter scegliere, che è una cosa diversa. Io posso avere la libertà di scelta, ma non la libertà di poter scegliere. E questo, però il Papa dice, c'è una terza dimensione della libertà che quasi mai viene evocata e tematizzata, e cioè la libertà per. Non basta la libertà da, la libertà di, la libertà di. E noi siamo chiaramente liberi quando mettiamo la libertà da, la libertà di, al senso della libertà per. E la libertà vuol dire la libertà obbligata, quale che sia. Ognuno deve essere lasciato libero di scegliere. Per dirlo una parola che pure ricorre nelle cicli, la libertà per è la vocazione. Già Max Weber, voi sapete, aveva parlato di vocazioni in un contesto diverso, eccetera. E oggi però, quando si parla di vocazione, la gente di grida i denti o pensa che siano cose. Pensate a quale livello è arrivata la nostra ignoranza. Eppure sta fiorendo un filone di studio, di ricerca in economia, che è la disciplina che io professo, che si chiama The Economics of Vocation, l'economia della vocazione. E in Italia abbiamo ancora fatica a far capire agli intellettuali che l'economia della vocazione non è una di realizzare
in concreto la libertà per. Infine, la terza parola chiave è quella di bene comune. Terza parola chiave che pure identifica una via di uscita dai paradossi di cui abbiamo detto. E cioè è il chiarimento della differenza che c'è tra il concetto di bene comune e il concetto di bene totale. Vedete, oggi tutti usano la parola bene comune, da 2, 3, 4 anni. Prima non lo usava nessuno. Tanto vedere anche i discorsi dei politici. Si usava sempre il bene totale oppure il bene collettivo. Pochi usavano il bene comune. Oggi bene comune sulla bocca di tutti. Già la purtroppo uno si chieda come mai succede questo. È solo un fatto, come dire, semantico, è sintattico, no, è semantico. Perché vedete, nell'enciclica c'è il chiarimento tra la differenza che c'è tra il concetto di bene comune e il concetto di bene totale. Ora il bene collettivo non viene chiamato in causa perché quello è associato a un particolare modello di organizzazione socio-economica che è quella del collettivismo, eccetera. Invece il bene totale è l'antidoto del bene comune, antidoto. E uno dice, ma è sempre bene? Sì, però è totale. E cioè, il bene totale è figlio dell'utilitarismo, di quella etica, teoria etica, di filosofia morale, che è l'utilitarismo di Jeremy Bentham, 1789. Per la logica del bene totale, quello che importa è massimizzare la somma delle utilità individuali. Quindi la tua utilità più la sua, più la sua, più la sua. E quindi l'agire economico e l'agire politico deve tendere a massimizzare la somma delle utilità individuali. Il bene comune invece è un prodotto, non è una somma, è il prodotto del bene individuale. Voi mi direte, ma che differenza c'è? Voi la differenza? In cui dettagli ce ne ha spiegate queste cose, nessuno dire non lo sapeva. Cosa ci ha spiegato la maestra Peter Mentana? Che differenza è tra una somma e un prodotto? E la somma, se uno o più addendi vengono dati, la somma resta così, giusto? Anzi, può accadere che se io tolgo a qualcuno e lo do ad altri, la somma aumenta. Perché tolgo il bene a quelli che sono un po', lo do agli altri, sono efficienti, il bene totale viene aumentato. Ma in un prodotto questo non è possibile. Perché in un prodotto, se anche un solo fattore viene annullato, l'intero prodotto risulta annullato. Cosa fa zero che moltiplica un miliardo? Zero più un miliardo fa un miliardo. Quindi capite che nella logica del bene comune non sono possibili trade-off. Io non posso sacrificare il bene di qualcuno per aumentare più che in proporzione il bene di qualcun altro. E anche questo è un concetto che intrigherà le nostre menti, i nostri programmi di vita ancora lungo nel futuro. Perché molti applicano, cosa succede? Che applicano la logica del bene totale in certi ambiti e la logica del bene comune in altri ambiti. Non funziona. Questo spiega anche la crisi della politica. Perché se tu, la logica del bene comune non ti consente di sacrificare il bene che può essere la vita come le condizioni di vita di qualcuno per aumentare più che il proprio. Teniamoci, uno può farlo, però lo deve dire. Deve essere onesto, intellettuale, deve dire io non credo al bene comune. Io sono un utilitarista, credo al bene totale. Allora la gente che ti ascolta è in grado di valutare, eccetera, eccetera. Ho finito il mio tempo, quindi devo concludere. Devo concludere dicendo, vedete, come queste tre parole, che sembrano parole, in effetti rappresentano altrettanti campi di applicazione, fraternità, libertà per e bene comune versus bene totale. Ovviamente a questo punto non, le ricette non devono essere scritte, sarebbe violato il principio di laicità. Sta a chi? Per un motivo o per l'altro si riconosce in questi principi fondativi, trovare i modi concreti di declinarli nell'attualità e così via. E per concludere vorrei dire, dato anche la natura del luogo che qui ci ospita, che cosa ha da dirci la storia che ho brevemente narrato negli ultimi 45 minuti? Da dirci a chi? A chi vive nel mondo dell'università, nel mondo di, come dire, della luogo di produzione dell'altra cultura. Per rispondere, noi lasciate che ricordi, l'università è un frutto maturo del Medioevo, e l'università è nata in Italia, a Bologna, però io non devo difendere, no, perché io non ho studiato a Bologna, quindi ho studiato a Milano, però la verità storica è quella che è. Ora, nel Medioevo,
era basato sulla distinzione tra studium e imperium. Questa distinzione tra studium e imperium a sua volta si fondava sull'antitesi tra l'esercizio del potere, che è prerogativa dell'imperium, e la conoscenza, come ricerca della verità, che è prerogativa del studio. Arriva poi la modernità, finisce il Medioevo, arriva, e nella modernità avviene qualcosa veramente di nuovo. E cioè, la modernità ha reso lo studium, ha messo lo studium al servizio dell'imperium. Il primo a denunciare questo è stato un grande intellettuale francese, Ernest Renan, che tutti più o meno conosciamo. Ebbene, Renan è stato tra i primi a sottolineare la subordinazione dello studium all'imperium e le conseguenze. Se voi ricordate nel libro che ha titolo, se non vado errato, La riforma intellettuale e morale, pubblicato nel 1871, Renan racconta la storia perché la Prussia di Bismarck vince contro la Francia di Napoleone III, che la Prussia di Bismarck aveva adottato, aveva preso sotto la propria ala protettiva l'università di Bologna, Berlino, c'è poi. E cioè ha messo studium al servizio dell'impero, quindi la Prussia vince. Questo lo dice Renan e lo spiega molto bene. Più vicino a noi, lo stesso modello è accaduto negli Stati Uniti. Qual è stata la grande abilità degli Stati Uniti che molti ancora si sforzano di non capire? Tutto qui. Di mettere lo studium al servizio dell'imperium economico, autoritario, o più in generale culturale, i migliori tempi di ricerca, eccetera, eccetera. Ora, io non sto dando un giudizio, sto dicendo come sono andate le cose. Il fatto è che oggi viviamo in un'epoca di povertà, e oggi tutti sanno che questo non funziona. Allora, qual è l'obiettivo da seguire? Quello di rimettere in ordine le cose. Cioè, bisogna che studium e imperium, di cui abbiamo necessità, perché la gestione del potere non può essere svinaneggiata come spesso viene, su un piano di parità, evitando che una sia subordinata all'altra. Questa, secondo me, è veramente la sfida dei tempi che sono fuori, che in termini più vicini a noi, più concreti, vuol dire trovare il modo di far comprendere e di applicare che è necessario, è giunto il tempo di amare lo studio e di studiare l'amore. Cosa vuol dire amare lo studio e studiare l'amore? Cioè vuol dire liberarci da quella concezione che ha reso l'amore soltanto nella sua dimensione dell'eros, dimenticando la filia e la gabbia, soprattutto, che sono i tre livelli dell'amore di cui già Aristotele aveva parlato. Aver ridotto l'amore soltanto alla dimensione animale, quella dell'eros, e oggi ci fa dire perché parlare di amare lo studio, studiare l'amore, suoni strano, ma soprattutto vuol dire anche eliminare quel concetto dello studio come nozionismo neofunzionalista, cioè tu studi solo per far funzionare qualcosa, che non vuol dire che non ci deve essere, ma non puoi ridurlo. E allora la sfida che un luogo universitario come questo, di questa residenza più in generale della nostra università, è quello di trovare i modi di ritornare a tentare forme di supremazia dell'una dimensione dello studio nei confronti dell'impero. E questo, secondo me, è il miglior antidoto per uscire dalle sedi di, lasciate che concluda con due metafore che ci aiutano a capire l'urgenza di un impegno di questo tipo. La metafora di Sisifo e la metafora di Prometeo. Sisifo è un ingegnere, tra virgolette, è uno che sapeva usare benissimo i mezzi, ma sbagliava i fini. E gli dèi lo puniscono, facendo, e che punizione danno? Il lavoro più stupido che si possa immaginare, portare sulle spalle il masso, arrivare in cima, farlo rotolare e riprendere. Ditemi voi, lui che aveva il mito dell'efficienza, essendo un tecnico, viene condannato a essere inefficiente. Prometeo cosa fa? Prometeo invece ha un fine buono, ma sbaglia in mezzo. Perché Prometeo vuole aiutare il fratello Epimeteo. Voi sapete la storia, cosa va a fare Epimeteo. Quindi quando va a rubare il fuoco agli dèi, Prometeo veramente lo fa per un fine buono, aiutare il fratello. Perché il fratello aveva distribuito i talenti, si era dimenticato degli uomini, aveva dato gli animali, eccetera. E quindi gli dèi possono prometterlo nella forma che sappiamo. Vedete, Sisifo adotta il mezzo buono, ma il fine inadeguato o non accettabile. Prometeo invece ha il fine buono, ma adotta il mezzo sbagliato. Allora vedete, c'è bisogno che la bontà del fine che si vuole perseguire, si riversi sulla bontà del mezzo. Questo vuol dire, in altre parole, studiare l'amore e amare lo studio.
perché questo ci permette di non ricevere la condanna o il destino né di Dio né di noi. Questo in ogni caso è l'augurio sincero fatto a primi luoghi agli studenti che popolano e vivono in questa residenza e a tutti gli amici e colleghi che sono venuti a intervenire. Grazie ancora.